Gentili telespettatori, buon pomeriggio. Le immagini che vedete vi giungono da Bellamonte, una frazione del comune di Predazzo e si trova lungo la valle del Travignolo a 1373 metri. Siamo qui oggi per la presentazione dei campionati italiani di orienteering long distance e staffetta. Qui accanto a me, per il suo apporto tecnico, Stefano Mappa, che ringraziamo, vicepresidente della Federazione Italiana Sport Orientamento e responsabile della comunicazione. Ciao Stefano. Buon pomeriggio. Allora, abbiamo detto campionati italiani di orienteering individuali long distance e staffetta. Per questo sport che praticamente possiamo definirlo, Stefano, sport dei boschi. Esatto, l'ambiente in cui si svolge è principalmente quello naturale, per questo viene chiamato lo sport dei boschi, ma si può praticare con uguale divertimento anche nei centri abitati, nei parchi, quindi all'interno di un centro urbano. Ecco, vediamo intanto gli atleti che si stanno preparando. Si gareggia, lo vogliamo dire, sia individualmente che a squadre, transitando dai vari punti di controllo posti sul territorio. Poi andremo un attimino a vedere come viene fatta la gara. Ecco, dicevi tu che lo sport d'orientamento si può praticare naturalmente durante tutto l'arco dell'anno e si divide nelle quattro discipline, che sono la corsa a piedi, il mountain bike con gli sci da fondo e l'orientamento invece da precisione. Esattamente, la corsa di orientamento è quella che vedremo oggi nel nostro filmato, ma in questo momento siamo già partiti con una stagione invernale, quindi c'è lo sci orienteering che ha iniziato l'attività e proprio la prossima settimana ci saranno i campionati italiani a San Felix Bolzano. La corsa con gli sci si seguono le piste all'interno dei boschi, quindi viene tracciato un percorso all'interno di queste aree e i concorrenti sono obbligati a seguire queste tracce che poi vengono riportate sulle cartine. Mountain bike orienteering, insomma, c'è l'ausilio Certo, del mezzo del della mountain bicicletta. bike. Ecco, queste sono le immagini che precedono la partenza sia nella fase di riscaldamento che la fase dove i concorrenti controllano la scala della carta e gli ultimi dettagli prima di partire. La partenza è a crono, come avviene nel ciclismo. Ogni concorrente ha un differente minuto di start per evitare naturalmente che un concorrente più debole, diciamo tecnicamente, ne segua un altro passivamente. Qui sono partiti, abbiamo visto controllare l'ultima volta la carta e la bussola, e la bussola, Stefano, è l'unico strumento consentito a questi atleti. Naturalmente sono vietati i GPS Esattamente. perché diciamo, il centro della gara è di arrivare al punto di arrivo con il percorso più semplice, più breve, diciamo. Naturalmente vince chi compie minor tempo. Esattamente, e una caratteristica della corsa d'orientamento è che il tracciatore, cioè colui che disegna il percorso sul terreno e poi lo riporta sulla carta, offre al concorrente più di un'opportunità per andare a individuare il punto, quindi due o tre scelte e chiaramente il concorrente più abile, più bravo, più veloce sceglie sempre, fa la scelta migliore e quella che poi alla fine diventa vincente ai fini Certo. del risultato. Allora, abbiamo visto col pettorale numero 4 la partenza di Alessio Tenani del Corpo Forestale, che è stato protagonista mondiale 2011 in Francia nella staffetta, e poi altri protagonisti azzurri, tra l'altro Marco Seppi, tesserato del CUS Bologna con il pettorale numero 2, che è uno dei protagonisti attesi per questo campionato italiano. E poi abbiamo tra i protagonisti di questo campionato, di questa giornata, naturalmente il campione da battere, che è Mamlev, russo naturalizzato italiano, campione italiano di Sky Race, e vanta, come sapete bene, un bronzo ai mondiali di orienteering. Allora, da dire, naturalmente abbiamo visto delle bellissime immagini di questo parco naturale, d'estate, una vera e propria oasi naturale immersa nel verde, ed è sicuramente un punto di partenza ideale per escursioni e itinerari in questo parco naturale, ed è proprio qui appunto che si sta compiendo questa giornata, bellissima giornata del campione italiano di orienteering. Ancora alcuni particolari, questo che vediamo nel dito, Stefano, è praticamente quella specie di chip Chip che elettronico. elettronico che i concorrenti devono inserire in ogni lato.
lanterna, chiamata così. Esatto, all'interno di su ogni lanterna c'è una stazione che consente il rilevamento elettronico del passaggio dell'atleta sul punto, in maniera tale che certifica, accerta che il concorrente ha individuato il punto di controllo. È chiaro che la successione che l'atleta deve seguire nell'andare a individuare i punti è quella numerica, non può spaziare da un punto ad un altro senza seguire la giusta successione, ma bensì deve andare dall'1 al 2, dal 2 al 3. Qualora certo. Questo non viene osservato, chiaramente c'è la squalifica da parte della giuria di gara. Quindi vediamo partire altri concorrenti, riassumendo appunto, i concorrenti dovranno raggiungere i vari punti di controllo nella stessa sequenza in cui sono numerati sulla carta che avete visto tenere in mano dai vari atleti. Ad ogni controllo c'è questa lanterna che è un segnale bianco e arancione che poi andremo a vedere, dove l'atleta troverà questo punzone da marcare sul cartellino testimone personale il proprio passaggio. Questo che vediamo inquadrato è Mamlev, il campione russo naturalizzato italiano, e questa naturalmente che andiamo a vedere, eccolo qui gli ultimi dettagli per Mamlev, si prepara a partire. Campione italiano di Sky Race, come dicevamo prima. E Stefano, la bellezza di questo sport è anche correre in un bosco alpino, dove significa incontrare vari dislivelli, no? Quindi esatto. Questo è la... eccolo partito. Esatto, Mamlev, intanto lo ricordiamo che in questo momento è uno degli atleti più rappresentativi in Italia. E nel 2009 ci ha dato la soddisfazione di vincere una medaglia di bronzo ai mondiali e di conseguire delle posizioni di rilievo, sempre a medaglia, nelle varie gare di Coppa del Mondo. Quindi è un vanto per la nostra federazione ed è il punto di riferimento di tanti giovani che praticano questo sport. E ancora continuano le bellissime immagini di questo parco naturale di Panaveggio, immerse nel verde. Naturalmente le strutture più tipiche di Bellamonte sono i fienili, come abbiamo visto, con i tronchi di legno incastrati agli angoli, che ancora oggi si possono ammirare nei prati e pascoli che abbiamo appena visto di questa località. Ed ecco allora le famose lanterne che dicevamo prima con te, Stefano, e il punzone, eccolo qua. Su ogni lanterna c'è anche l'opportunità di punzonare con meccanicamente, perché oltre a quella elettronica c'è anche la punzonatura meccanica, qualora il mezzo elettronico non dovesse funzionare, comunque sia c'è l'alternativa per verificare effettivamente il passaggio sul punto ed evitare quindi ogni contestazione al termine della manifestazione. E questi sono i vari passaggi nel bosco, abbiamo visto Mamlev, Tenani, abbiamo visto Seppi. In una gara di long distance come questa può capitare di fare scelte di percorso su diversi sentieri, quindi ogni atleta sceglierà poi la tratta di sentiero che più secondo lui si avvicina a minor tempo al punto di arrivo. Eccolo qua, se naturalmente un concorrente salta la lanterna, che succede? Mancata punzonatura, quindi se se ne accorge deve necessariamente tornare indietro, punzonare e quindi ripartire. Qualora non dovesse ne accorgere, poi all'arrivo chiaramente trova i giudici certo. Pronti a fermarlo e a squalificarlo, come purtroppo è successo ultimamente ai campionati del mondo, dove la nostra staffetta ha perso il bronzo proprio per un errore del genere da parte poi peraltro del nostro atleta più rappresentativo Mamlev. E questo ancora Mamlev, naturalmente inquadrato dalle nostre telecamere, il campione naturalmente su cui si punta questo campionato italiano. Al traguardo quindi verrà rilevato il tempo, il cartellino testimone verrà ritirato e controllato, e se le punzonature sono complete, come dicevamo appunto con Stefano Mappa, vince colui che ha impiegato il minor tempo. Vediamo anche, Stefano, che è caratteristico il percorso, cioè si passa veramente da prati a sentieri, a roccia, a fiumi, si attraversa tutto, non per niente è chiamato lo sport dei boschi. Esatto, e il bello è che appunto ogni atleta trova l'itinerario migliore per lui, quindi pur di percorrere dislivelli, grossi dislivelli oppure grosse tratte più lunghe, comunque sia poi alla fine la tratta vincente è quella che riassume un po' tutta
l'esperienza dell'atleta, quindi questo sport premia molto l'esperienza e aver fatto molte gare vuol dire aver letto tante volte la carta e aver risolto molti problemi di scelte di percorso, quindi è fondamentale, certo, essere tecnicamente bravi oltre che fisicamente bravi. Ecco, l'attrezzatura di cui possono disporre è solamente una bussola. Esatto, il GPS chiaramente è vietato, quindi l'unico supporto che portano al seguito è appunto la bussola, una bussola molto, molto semplice da utilizzare, sono delle tre operazioni molto semplici da fare per poter individuare la direzione di marcia, però l'ausilio della bussola chiaramente è un qualcosa in più che può servire magari in momenti di crisi. Comunque gli strumenti principali è la carta, la bussola e un talloncino che portano sempre sul braccio, adesso lo vedremo magari in altre immagini, che è la descrizione dei punti di controllo e la simbologia, insomma permette in maniera più speditiva, più facile di andare a individuare il punto, perché si traduce poi in un simbolo. Ecco, proprio perché vediamo poi scorrere queste immagini, abbiamo visto donne, uomini, ragazzi, ricordiamo che ci sono percorsi a seconda naturalmente dell'età, del sesso, vari percorsi, no? Esatto, essendo uno sport aperto a tutti, come tutti quanti gli sport, anche nell'orienteering noi abbiamo l'opportunità di avere delle categorie che vanno per fasce d'età, quindi è uno sport che parte dai bambini, per finire anche alle fasce d'età ultra ottantenni, però è chiaro che in cima a tutti ci sono le categorie elite maschili e femminili. Ecco, una curiosità, i concorrenti hanno la possibilità di vedere il percorso prima di... No, il percorso lo conoscono soltanto nel momento in cui partono, quindi la cartina la prendono sulla start line, quindi nel momento in cui loro sono in prepartenza possono soltanto capire in qual è l'area, va bene, dove loro svolgeranno la gara di orientamento, perché c'è una carta che viene messa a disposizione, però la carta con il relativo percorso, perché poi bisogna precisare che ogni atleta prende la carta relativa alla propria categoria e quindi è un percorso diverso l'uno dall'altro, la prendono soltanto al momento del via. Ecco, guardando poi la gara, Stefano, spieghiamo anche che comunque ci possono essere sia degli squalificati che dei ritiri, perché non è poi così semplice, insomma, qui sembra... Ma consideriamo che intanto in questo campionato italiano, che è stato egregiamente organizzato dal Pavione nel Primiero, c'erano oltre 1000 partecipanti, di questi 1000 partecipanti al termine non hanno completato la gara soltanto poche decine, che vuol dire che il tasso, il livello è molto elevato, molto alto. Va bene, è molto alto e sono molto bravi. Non a caso lo sport dell'orienteering è uno sport che nasce nella scuola, viene insegnato nelle scuole, rientra nei piani di formazione di molti istituti scolastici, sia a livello scuola media e scuola superiore. Ecco, alcuni ragazzini li vediamo. E quindi quasi 100.000 bambini all'anno fanno orienteering in Italia ed è un dato molto significativo e ci colloca ai vertici tra gli sport scolastici. Ecco, uno sport nato nel 1897 nei paesi scandinavi, però in Italia è arrivato intorno al 1974, quando in Trentino vennero organizzate le prime gare. Esatto, uno sport che nasce quindi nei paesi nordici e l'Italia lo ha conosciuto a metà anni 70, anche se cercando di fare un po' di storia siamo riusciti a individuare che anche nel Lazio i primi anni 70 ci sono stati gli orientisti, i primi orientisti. Comunque è uno sport che nasce principalmente in Trentino Alto Adige ed è la patria di questa meravigliosa disciplina e conta tantissimi tesserati a livello mondiale, oltre 3 milioni di persone praticano questo sport. Ecco, ci sono atleti che lasciano magari l'atletica vera e propria, quella che la maggior parte della gente conosce, si sposta sull'orienteering, oppure un atleta nasce proprio? Allora, devo dire che succede quasi molte volte che è esattamente l'opposto, cioè sono talmente bravi in atletica che vanno a praticare questa disciplina sportiva più che l'orienteering e lasciano l'orienteering. Noi abbiamo avuto un paio di casi negli ultimi anni di atleti che sono passati
passati all'atletica leggera, ma attualmente comunque è un orientista, un bravo orientista nasce orientista, perché le basi le prende da piccolo, certo. E quindi un po' come tutti i fondamentali in tutti gli sport, improvvisarsi in tarda età chiaramente non è la stessa cosa che iniziare da piccoli. Ecco, adesso siamo nella parte finale di gara, abbiamo visto il passaggio al punto spettacolo, Alessio Tenani sta facendo un'ottima gara e attendiamo il crono sul finish, con naturalmente gli atleti che devono rimanere concentrati fino all'ultimo punto controllo. Abbiamo detto che ogni gara è un dedalo di percorsi differenziati sia per capacità che per età, e quindi ecco l'ultima fase della gara, siamo in attesa dell'arrivo di Emiliano Corona, dell'atleta La Forestale, soddisfatto credo poi sarà della sua prestazione ottima. E vediamo appunto Mamlev, il protagonista di questi campioni italiani. Stefano, ecco. Sì, siamo nei momenti finali della manifestazione. Emiliano Corona è un forte atleta della Forestale che ha delle qualità particolarmente eccellenti in questo tipo di manifestazione, cioè nella categoria, nella specialità long, perché è importante anche evidenziare che i campioni italiani sono stati fatti sulla distanza sprint e sulla distanza metro. Questa è la distanza classica d'eccellenza dello sport. Quanto dura una gara simile? Una gara simile può durare un'ora e tre quarti più o meno. Di media. Esatto, quindi un percorso abbastanza lungo con molti punti di controllo e tante difficoltà chiaramente, quindi bisogna continuamente. Intanto vediamo l'arrivo di un altro forte atleta italiano, Oscar Kuhler, della Groenland Orienteering Team, che anticipa di poco Alessio Tenani, sempre del gruppo Forestale. Sono due forti atleti, entrambi appartenenti, come anche peraltro Corona che abbiamo appena visto, della nazionale italiana. Ed ecco, allora siamo in attesa dell'arrivo degli altri atleti, manca ancora Stefano, eccolo qui, Mamlev, il protagonista, lo stiamo aspettando all'arrivo e poi ecco, si dovrà fare, come appunto dicevamo prima, il conteggio, no, dei vari parziali per vedere il tempo finale. Vediamo nel frattempo gli altri atleti, eccolo qui, pantaloni neri e maglia bianco rosso nera, il russo naturalizzato italiano, eccolo qui all'arrivo. E taglia in effetti il traguardo, Mamlev, Sport Club Merano, vincitore. Conferma i pronostici e si porta a casa il titolo di campione italiano long 2011, mentre per diritto di cronaca dobbiamo dire nella gara femminile, vittoria per Michela Guizzarti del CUS Bologna ed ora un'intervista proprio al campione in carica Mamlev, Stefano. Mikhail Mamlev è il nuovo campione italiano long distance di orienteering oggi a Bellamonte. È bella gara, bella organizzazione, bel posto proprio, no? E però la garetta è andata per me abbastanza bene, tosta, lunga, ho fatto purtroppo qualche errore alla fine gara, comunque sono contento. Ecco, per te un primo storico titolo italiano, hai vinto tanti altri titoli sulle altre distanze, oggi anche al tuo palmarès aggiungiamo la lunga distanza. Qual è stato il segreto di questo successo e dove hai capito che potevi vincere? È quando già dopo due terzi di gara ho visto i miei rivali che hanno partito prima di me, Klaus e Alessio, e ho già capito che potevo vincere tranquillamente e volevo prendere loro, ho fatto un po' di più gas, diciamo, un po' di... sì, andato un po' più veloce e cominciavo a sbagliarmi e ho sbagliato abbastanza tante sulle ultime 3-4 punti, però con un po' di fortuna è arrivato comunque con 20-30 secondi prima di Klaus e sono contentissimo. Ecco, Mikhail Mamlev è un campione completo, non solo orienteering, anche una stagione trionfale anche nelle Sky Race. Sì, quest'anno ho vinto il campionato italiano di Sky Race, sono molto contento e prossimo fine settimana mi aspetta la ultima prima di mondiale, per adesso sono secondo e spero di rimanere in top 3 dopo stagione.
Allora, abbiamo sentito l'intervista del campione in carica, ricordiamo innanzitutto il podio per quello che riguarda gli uomini, Mamlev, Skaguler e Corona sul podio, mentre per le donne Michela Guizzardi, Nicole Scalette e Maria Novella sbaraglia per le donne. Stefano. Benissimo, indubbiamente è stata un'edizione 2011 molto interessante di questi campionati italiani, grazie soprattutto alla direzione di gara di Adriano Bettega, che attraverso il pavione si confermano alle società prime in Italia anche nell'organizzazione di questi importanti eventi per lo sport dell'orienteering. E allora, poi successivamente si è svolta la gara staffetta con la vittoria dell'Unione Sportiva Primiero tra le donne elite, invece il corpo forestale tra gli uomini elite. Allora, prima di andare ad ascoltare a breve le interviste alle ragazze, allora, pronostici un po' azzeccati, insomma, per quello che riguarda i maschi soprattutto, Stefano. Esatto, pronostici che hanno un po' non tradito quelle che erano le aspettative, anche se insomma Mamlev anella un nuovo importante successo nel suo palmarès, andando a conquistare per la prima volta il tricolore nella distanza long. E allora, interviste per noi. Emiliano Corona, Danny Pagliari e Alessio Tenani sono i nuovi campioni italiani della staffetta che si è disputata oggi a Bellamonte. Sì, una grandissima soddisfazione, ci avevamo già provato l'anno scorso, non è andata benissimo. Quest'anno, durante tutto l'anno, abbiamo dimostrato di essere sempre nella top qui in Italia, quindi ci siamo comportati molto bene, oggi la compattezza del gruppo si è vista e io sono felicissimo, è il mio primo titolo a staffetta nella categoria Elite, quindi strafelice proprio, felicissimo. Ecco Daniele, a te una delicata seconda frazione, sei riuscito però a mantenere un'ottima posizione. Sì, c'è stata molta attesa qua al cambio, i tempi del secondo giro sono risultati un po' più alti e abbiamo mantenuto la calma, ho mantenuto la calma e siamo partiti convinti di poter fare bene. E ho fatto una buona frazione con piccole sbavature, però sapevo di aver fatto una frazione solida e avevo piena fiducia dei compagni, delle loro possibilità e un grande Alessio che avrebbe lanciato l'ultima dopo le sue recenti prestazioni mondiali, è una garanzia. Ecco, Alessio Tenani è stato l'eroe dell'Italia ai campionati mondiali in Francia, hai finalizzato nel migliore dei modi il lavoro dei tuoi compagni. Sì, io diciamo che ho avuto un anno eccezionale e oggi ho dato tutto perché era una di queste ultime gare dell'anno e partivo in testa praticamente insieme agli altri e diciamo che non mi sono voltato mai, ho fatto la mia gara, alla fine è stato ottimo per poter vincere. Ecco, qual è stato il momento in cui avete capito che oramai avevate battuto i padroni di casa di Primiero? Ma sinceramente noi in gara non è che ci siamo visti tanto, quindi ho fatto una gara praticamente individuale. Ho cercato di fare il mio meglio e sapevo che se facevo la mia gara difficilmente avrebbe potuto fare meglio. Ed è stato così, per fortuna. Abbiamo fatto tre gare buone e questo comunque in staffetta paga sempre. Jessica Orler, Claudia Zanetelle e Nicole Scalette sono riuscite nell'impresa di vincere la gara di casa contro una agguerrita polisportiva belzanese. Sei partita per prima, hai cambiato per prima? Sì, ho fatto una gara regolare, ho sbagliato poco o niente. Era fisica, quello sì, ho sentito la fatica, però è andata bene. Ecco, Claudia, invece tu sei stata superata dal polisportiva belzanese, però sei riuscita a non perdere la calma. Sì, all'inizio ho fatto qualche errore di troppo e poi gara regolare verso la fine. Nicole, tu sei reduce dai campionati mondiali dove hai gareggiato con onore con i colori dell'Italia, oggi hai trascinato la tua squadra in una rimonta emozionantissima. Sì, dai, sono contenta che abbiamo vinto ancora il titolo italiano dopo l'anno scorso che siamo arrivate seconde. Io ho fatto una gara abbastanza pulita e è andato tutto bene. Ecco, Primiero che è la patria dell'orienteering, qual è il segreto del vostro successo? Beh, abbiamo una società che ci aiuta, già da quando siamo piccoli, cresciamo insieme, è stimolante. Allora, con Stefano Mappa, che ringraziamo per essere stato con noi, vi salutiamo e vi auguro un buon proseguimento con i programmi di Rai Sport. Arrivederci. Buon pomeriggio.